Siamo qui con Don Andrea Rigoni, diacono, che il prossimo 13 giugno sarà ordinato sacerdote dal Cardinale Angelo Scola, 25 anni, che compirà proprio il 14 giugno, giorno della sua prima messa. Tu sei un ragazzo che negli anni della scuola superiore sognava di intraprendere la carriera diplomatica oppure di fare maestro elementare. Come mai hai cambiato idea? Ma a un certo punto mi sono accorto che c'era qualcosa nella mia breve vita ancora che però mi chiamava a mettermi a disposizione. Ho scoperto che questo uscire da me stesso era ciò che mi rendeva contento, che certo magari mi faceva faticare a volte, faceva prendere quelle che io ho chiamato delle scottature, quando ti giochi tanto in una cosa e poi dopo magari rimani deluso, però sentivo che questo era quello che volevo fare della mia vita, questo è quello che tutti siamo chiamati a fare in modi diversi e quindi ho deciso di intraprendere la via del servizio per la vita. E il contesto attuale in cui i preti non sono certi in aumento e le sfide alla fede cristiana sono sempre di più, non ti preoccupa? Ma anche confrontandomi con i miei compagni, tante volte ce lo siamo detti, tante volte ci abbiamo riflettuto anche, e alla fine siamo arrivati a questa convinzione che non vuole essere una scorciatoia, però è del dire che in realtà grandi momenti mitici non sono mai esistiti nella storia della Chiesa. E se guardiamo un passato dove ci viene da pensare andava sempre tutto bene nel passato, adesso oggi va tutto a catafascio, no, ci sono sfide differenti, le sfide ci sono sempre state e noi preti del 2015 le accettiamo, le accogliamo e ci facciamo anche un po' stimolare da esse. Perché altrimenti anche la scelta di fare il prete sarebbe qualcosa di assolutamente noioso, invece entusiasmante. Il sì per tutta la vita non ti spaventa? Questo me lo sono chiesto un po' di volte nell'arco del cammino, me lo chiedono tante volte e non ho trovato una risposta, anche se sarebbe ora di trovarla forse, però ho trovato un aiuto nello scoprire che tante persone, e Dio per primo, ha detto sì alla mia vita in tante situazioni e questo mi sostiene, ha detto un sì per sempre, tante persone lo hanno detto nella mia vita e questa consapevolezza mi sostiene, mi fa dire che è possibile e mi sostiene in quei momenti dove il mio sì può venir meno per tante ragioni. Che cosa può dire quindi una scelta definitiva come la tua a un giovane di oggi? Che bisogna fare una scelta, in qualche modo bisogna fare una scelta e non bisogna aspettare troppo per farla, anche perché sennò si aspetta a vivere e nel frattempo forse si sopravvive. E una scelta non ha a che fare solo con lo stato di vita, anche se è una scelta importante e fondamentale, una scelta che ha a che fare con impegno, un lavoro, è una scelta che uno comincia a fare quando sceglie la scuola da frequentare, però ecco sì, bisogna fare una scelta e bisogna farla appunto basandosi anche su ciò che già nella vita ha detto sì, ciò che nella vita già ha scelto per